ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Dato che ogni giorno nel nostro gruppo Facebook ci mandate tantissimi screenshot dei vostri bottini di tutti i Pokémon catturati, abbiamo pensato di fare una sfida tra noi e voi consolini. La Consolini Challenge! È bellissimo questo nome, non vedevamo l'ora di utilizzarlo. E in che cosa consisterà questa prima sfida per i consolini? Consisterà in questo: in pratica ci dovrete mandare degli screenshot dei Pokémon che catturate, possibilmente esatto, su Instagram, ma va bene anche nella nostra pagina Facebook. E ci saranno due vincitori. Il primo vincitore sarà colui che riuscirà a prendere il Pokémon più raro. E il secondo vincitore sarà colui che troverà il Pokémon più forte. O magari un vincitore. Non lo so, vedremo. Metti che uno cattura un Pokémon rarissimo oppure un Pokémon fortissimo. Vabbè, non si sa, staremo a vedere. Ricordatevi che le immagini ovviamente dovranno contenere l'hashtag Consolini Challenge. Esattamente. E avrete tempo fino a mercoledì mattina per mandarci tutti i vostri screenshot. Eccoci qua, prima di iniziare la sfida, ragazzi, guardate cosa abbiamo già trovato. Fortissimo. Un Ponyta da 737, lo sto tenendo così da almeno 2 minuti, quindi secondo me scappa subito. Cioè, se lo manco con la prima, secondo me se ne va. Sì, perché ci siamo spostati troppo. Cioè, 737, troppo. Se questo lo evolviamo, secondo me diventa un 2000 come Rapidash. Quindi, importantissimo. Dai bello. Ok. Speriamo allora. Bene. No, bisogna insultarlo. Sei un cavallino che non riuscirebbe a galoppare neanche quando dorme. Uno. Dai. Due. Adesso lui esce. Ok, allora, l'abbiamo preso. Ponyta da 737, giusto? Sì, esatto, è fortissimo. Io non avevo mai visto un Ponyta così forte. Abbiamo 33 caramelle di 50. Quindi ne mancano soltanto 17 a un Rapidash, che sarà credo il Pokémon più forte che abbiamo, se riusciamo a evolverlo. Perché credo che diventerà davvero una bestia. Allora, quindi ci attiviamo l'aroma. Camminiamo per 30 minuti e appunto vedremo il Pokémon più forte e il Pokémon più raro che troveremo. Forse questo Ponyta sarà il Pokémon più forte, perché già 730 è già tanto. Lo contiamo anche se non abbiamo attivato l'aroma prima. Sì, dai, comunque siamo già in giro, no? Mi sembra che ci stia. Diciamo allora, che sarà difficile che qualche altro Pokémon lo batta, perché è davvero davvero forte. Giriamo qua. Sì, giriamo a destra. Oggi ragazzi si sta benissimo. Infatti per qualche giorno non abbiamo registrato fuori perché c'era un caldo davvero eccessivo. No, perché è arrivato il deserto in Sardegna. Proprio. C'è sì, stato qualche un caldo giorno da far star male. Quindi abbiamo evitato, perché altrimenti guarda, saremmo svenuti sicuramente. Oggi, come notate, c'è stato di vento. Mi sta volando il cappello, proviamo a spostarci dall'altro lato perché è davvero troppo. Secondo me abbiamo trovato qualcosa di meglio di quel Ponyta. Guardalo, sì, guardalo, perché secondo me un Zubat da 23. Cioè tu mi fai girare, mi fai quasi investire perché c'era una macchina dietro, uh-huh, per questo. Secondo me non lo trovi tutti i giorni. Vabbè, stai zitto, continua a camminare. Non lo trovi tutti i giorni, lo trovi 10 volte tutti i giorni. La città infestata di Zubat, giorno, notte, sempre. Esatto, sempre. Comunque dobbiamo avere un passo veloce. Dobbiamo avere un passo veloce perché dobbiamo trovare. Oggi sì, c'è meno caldo rispetto alla volta a Monteclaro, quindi direi che possiamo pedalare, esatto, un pochino di più, no? E poi c'è una zona che abbiamo visto dove volevamo registrare diverse volte, ma ogni volta c'erano barboni che ci guardavano malissimo, quindi abbiamo lasciato perdere. C'è una zona dove ci sono tantissime erbette. Secondo me andando lì con la Roma facciamo davvero una strage di Pokémon. Facciamo una super cattura di Pokémon. È una strage nel senso che li porti via dalle loro familiari. È sbagliato, dai, dici? È sbagliato. A me piaceva. Sì. Abbiamo anche, perché mi stavo già dimenticando, un ovetto carino. L'ho messo da 2 km apposta perché così siamo sicuri di farlo oggi. Abbiamo già 1 km su 2. C'è un buonissimo, Geodude. Buonissimo. Un Geodude. Okay. Siamo già a 4 Pokémon comunque. Penso di sì. Oggi forse stiamo camminando un po' più veloci, quindi ne stiamo trovando più velocemente. Sì, infatti sono già stanco. Ho già il fiatone, guarda. Non sono per niente allenato. Pensa se facessimo una corsetta. No. Quindi sarebbe malissimo. Sì, direi proprio di sì. Comunque tutte schiappe. Anche questo Geodude da 11. Ah, ragazzi, ci avete chiesto nei commenti di fare un video dove vi mostriamo i Pokémon che abbiamo, di evolvere quelli che abbiamo, perché avete notato che abbiamo diverse cose da evolvere. Sì, è vero. E infatti dobbiamo fare il video dove attiviamo il Fortunuovo ed evolviamo tutto quello che abbiamo. Così arriveremo al 20 ed avremo un po' di nuovi Pokémon che non avevamo mai appunto evoluto. Ad esempio possiamo arrivare ad evolvere Geodude in Golem, che sarà fighissimo. E ovviamente pure molto forte, perché ne abbiamo alcuni davvero fortissimi. Infatti guarda quante caramelle abbiamo, 126 di Geodude, eh? Non siamo i più fighi? Aiuto! Assolutamente. Mi ha fatto schivare delle piante. Tantissimi di Geodude, un po' come gli Zubat, li troviamo davvero tantissimo vicino a casa nostra. Koffing, Venomoth, Ponyta e Pinsir. Questi quattro sono già carini. Sì. Credo che ad esempio Pinsir sia abbastanza raro, infatti è appena scomparso. Ce l'ho già, però secondo me Pinsir nella scala Pokédex è abbastanza raro. Ok,
Un altro Geodude, facciamo la collezione, così di golem ne facciamo uno ma due praticamente. Vabbè, almeno meglio. Questo potente no, 53. Stiamo trovando tutti i Pokémon scarsi. Ma e sinceramente è una bella cosa, perché almeno così li catturi facilmente. Tanto alla fine, nel momento in cui ti servono le caramelle, ok? Certo. Capito? Alla fine è meglio che lo becchi scarso. È pure uscito. Cioè, sto, 53. Sto già guardando se ci sono barboni. Ed è uscito, è paura dei barboni. Questa è la, sì, è la piazza dei barboni. Ascolta, io te l'ho già detto, sto un sì. paranoico, mi fanno paura queste cose. Ok. Non mi puoi biasimare. Va bene. Andiamo, vediamo un po'. Allora, sì, aspetta, voglio far vedere anche proprio la zona. Oh mio Dio, c'è un'abra. Oh bello, mio Dio. Abra, vai, vai. Abra sarebbe davvero figo da prendere, vieni qua, ci vuole abbracciare. È? 83. È scarsino, però almeno è raro. No, le sfide sono due. Le sfide sono due. Uno è quello raro, uno è quello potente. Non deve essere entrambe le cose. Lo so, però se ci capita potente, tanto meglio per noi. Tanto di guadagnato. Certo, però no? Mi va bene prendere Abra. Credo che sia raro, sì, comunque, abbastanza in alto. Poi li dobbiamo controllare, li controlliamo esatto. dopo. Non c'è nessuno. Ah, c'è pure un Zubat. Faccio finta di non averlo visto. Questa volta andiamo, andiamo. Sì, 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 ci prendiamo i Pokéstop e Zubat se ne rimane lì, sinceramente. Allora, comunque avete visto, ci sono praticamente, sono tipo 6 Pokéstop uno dopo l'altro e tipo una cosa come 10 erbette in tutta questa zona. Cioè è il paradiso questo posto, solo che ogni volta è terribile venirci. Oh mio Dio ragazzi, 756, è più forte quindi di Ponita? Sì, perché Ponita era 737 se non ricordo okay, male. Ok, quindi leggermente più forte ed è Pinsir. Un Pinsir così forte non l'avevo mi sa mai trovato. Questo è un bel bottino, questo va riuscito a catturare, abbiamo 69 Megaball, tutto è per lui, vieni qua. Io nel mentre posso vedere un po' di piazza, che tanto okay. non ci siamo entrati ma almeno la facciamo vedere. È carina, il problema che... C'è un carrello della spesa piantato su un albero. Vedete il problema di questa piazza, capite? Non si sa perché è anche abbastanza in centro, però questa piazza va sempre così, non c'è niente da fare. Non lo so, cioè è un peccato perché se la tenessero un po' più pulita sarebbe anche bella, però vabbè, non dettagli, ci possiamo andare. In ogni caso ci siamo presi tutti i Pokéstop che sono tantissimi, quindi un sacco di Pokéball per noi. Cioè, questa cosa è bellissima. Che e Pinsir l'abbiamo preso. Sì, li abbiamo altamente schivati. No dai, non mi piace riprendere magari a fianco a persone che sono lì cioè, per giocare, non mi sembra il caso. Andiamo in questa piazza di fronte. Allora, no, ricordati la potenza 756. Sì, per adesso dimentico, non ti è il nostro più potente. Invece per quanto riguarda... i cazzonetti. Bellissimi. Oggi stiamo facendo vedere un sacco di cose belle. Io sto finendo per gli ultimi Pokéstop. Questa è la chiesa di San Lucifero. Questa potevi farla vedere che... Aspetta, la facciamo vedere subito. Ok. Calma, nessuno voleva vedere la tua mano. Tutti volevano vedere la mia mano. Cioè, le chiese ne stiamo facendo vedere. Abbiamo fatto vedere tutte le chiese della città. Mi è entrata la sabbia nella scarpa. No. Che schifo. Così impari. E poi ci hanno fatto la pipì i cani. Hai della pipì nei piedi. Che schifo. Mi dispiace. Ok, abbiamo controllato il Pokédex e guardate qua. Pinsir è 127esimo subito dopo Magmar. Non so perché Magikarp viene considerato 129esimo. Non so come funziona questa cosa. Però io so che l'ordine è appunto su quanto sono rari i Pokémon. Quindi teoricamente Pinsir è raro. Abbiamo trovato un bel Pokémon. Abra per farti capire era 60esimo. Quindi comunque abbiamo trovato una cosa decisamente più rara. E potrebbe essere appunto il migliore che abbiamo trovato. Sia di potenza che di rarità. Vedi, in quel caso sarebbe divertente come cosa. Ma l'uovo 1.8 ci stiamo andando velocissimi. Quando ho controllato prima eravamo a 1. Quindi stiamo... Infatti oggi secondo me le riprese faranno un po' schifo perché siamo talmente veloci. Stiamo pedalando. Non riesco a tenere la telecamera abbastanza ferma. Aia, mi è entrato qualcosa. Non potrò mai fare il cameraman nella vita, vedi? Almeno questa è una certezza che ho capito. Ok. Che così è basta. Allora, non so dove andare. Quindi attraversiamo. Di nuovo con l'arancione. Sì. Tu oggi mi va a ammazzare, aiuto. Ma che aiuto? Cammina e stai zitta. Aiuto, è pieno di macchine. Ragazzi, ok, adesso è rosso, uccidere. Accelera. Accelera. Ok, tutto a posto, tutto a posto. C'è le prove video che mi volevi uccidere. Scusami, c'era un Pokéstop, ossigeno cook. L'uovo praticamente schiuso. E guardate cosa abbiamo trovato nell'ultimo uovo che era da 5 km. Boh, lo sei tu. Non mi ricordo più. Aspetta, c'è un altro Geodude. Oggi la chiameremo la giornata dei Geodude. Assolutamente. 305, almeno questo è anche decente. Quindi ti do una bacchettina, mangiati la bacca e fatti prendere subito. C'è talmente tanto sole che non vedo più nulla. C'è Geodude nascosto nel mondo. Che non so neanche dove sto tirando la Pokéball. Sta entrando in un cespuglio. Ho notato. Oh. No. Ah. No, non c'è Bulbasaur dentro. Punto. Sì, non sapevi che quelle pungono. No. Aia.
Perché tutte a me? Perché sei brutta. Io volevo fare la simpatica, invece la pianta mi ha punto. Ma tu non sei mai simpatica. Lo so. E poi avevo fatto una battuta carinissima e l'hai ignorata. Ho detto che lì dentro non trovavi Bulbasaur. Quindi era simpaticissimo. Non faceva ridere a nessuno, ok? No. È una cosa molto simpatica. Ok, Geodude l'abbiamo preso. Dicevamo che abbiamo aperto un uovo, l'hai cliccato tu per di più, ti ricordi? Sì, perché gli ho detto questo sarà il dito fortunato, lui mi ha preso in giro per tutto il tempo invece di che cosa hai trovato. Allora, facciamolo vedere, Pokémon. Devo vedere. Mi ci vuole un po' a trovarlo. Data di ritrovamento. Non morire, però, non morire. Dove sei? Dove aiuto, sei? Eccolo. Mi stanno per pungere. Sì, mi sto spaventando anche io, è pericoloso stare qua. Guardate un po'. Un Psyduck da 554, è fortissimo. Io l'avevo detto che il mio dito è il dito fortunato. Un Psyduck così forte, ragazzi, è difficilissimo da trovare. E ci ha dato anche un sacco di caramelle, perché se siamo a 31 di 50, questo quando riusciremo ad evolverlo diventerà una bestia improponibile. Cioè, secondo me spaccherà tutto, anche perché non abbiamo un Pokémon d'acqua forte. Sì, è vero, è vero. Quindi, no, ne abbiamo trovato davvero pochi di Pokémon d'acqua. Non vedo l'ora di evolverlo. Perché quando andiamo in posti d'acqua non troviamo, altro Pokémon d'acqua, quindi non lo so. Indovina? Prova a indovinare che Pokémon abbiamo trovato. Non lo so. Dai. Zubat. La giornata di? Geodude. Esatto. Che ti devo 5, dire? Sì, vero? Mi sa di sì. Un bellissimo ricorno da quanto? 249, cavolo. Voglio trovare qualcosa, rarità Pinsir mi va bene, però qualcosa di più potente, magari un 850, sì, un 900, bello. Sarebbe bello. Mille selvatico solo una Come volta finora. Non mi dici che sogno in grande. Hai ragione, quindi mille. Pokestop, uovo, attenzione. Dito fortunato, no, vedi, adesso troverai una schifezza. No, non è PJ. Perché non è esatto. Non è PJ. Il dito fortunato è solo il mio. Io te l'ho detto. Bellissimo. Poi l'hai chiamato, l'hai davvero chiamato. Perché tu mi hai detto non sarà fortunato. Quando non sì, è fortunato. Non è fortunato, perché ti ho detto che lo dovevo premere io. Quando non è fortunato è sempre PJ, non la conosci la regola. Fidati, la regola del PJ non la conoscevi? Sì, ho visto un sacco di meme su internet. Esatto. Ok, abbiamo dovuto riavviare il gioco. Allora, la Roma è finito, vediamo quindi quanti Pokémon abbiamo preso. Allora, recap, abbiamo trovato Pinsir come Pokémon più raro e più potente. 753, dai, non è andata male. No, infatti. Uno da mille potevamo trovarlo, diciamo. No, non l'abbiamo trovato. Non l'abbiamo trovato. Non ci può fare nulla. Allora, abbiamo preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Pokémon in 30 minuti. Quindi abbiamo battuto l'altro che era 15 in 30. 15 in 30, esatto. Siamo andati alla grande. Siamo riusciti a prenderne 5 in più, direi che non è male. Non abbiamo camminato male. Come dei pazzi. Ok, la nostra sfida è andata, abbiamo finito così. Quindi direi siamo che non stati è... bravi. Non è andata malissimo, adesso toccherà a voi. Ricordatevi di mandarci i vostri screenshot su Instagram o su Facebook, ad esempio un po' dove preferite, insomma. Esatto. Utilizzando l'hashtag Consolini Challenge, bellissima, okay. Bellissima. Un capolavoro. Proprio fantasia 10 più. E avete tempo fino a mercoledì mattina. Esatto, fino a mercoledì mattina per mandarci i vostri screenshot. Appunto, i vincitori saranno due: uno per il Pokémon più raro e uno per il Pokémon più forte. Quindi saluteremo e faremo vedere appunto i due vincitori nel video di mercoledì di Pokémon Go. Ci vediamo. Aspetta, non chiudere, perché penso che farò anch'io la sfida, lo sai. Penso che parteciperò pure io. Con mi stai account. Sfidando? Sì, ovviamente sì. La sfida è anche contro di noi, sia tra di voi sia contro di noi. Beh, quindi... certo, magari ci battono, magari trovano esatto, qualcosa ma più tu forte non batterai me, mi dispiace. Ci battono, quindi qua c'è troppa gente, scappiamo. Troppa gente. E volevo dire che probabilmente adesso se riusciamo, non so, dipende un po' dal caldo, registreremo anche un pezzo della mia sfida e vediamo se riesco a battere quindi almeno me contro te. Tanto a me... Quello è un altro canale. Hai ragione, giusto, ma scusami. Okay. No, a me interessa solo battere te. Poi se mi battono i consolini va benissimo, ma non voglio perdere di quelle, ho capito. Esatto. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao, ciao. Ovviamente finisce la sfida e io trovo un Pinsir da 1087. Non che è giusto? Fortuna, che fortuna. Ma che fortuna che non vale per no, la sfida. No, è in senso ironico. È in senso ironico perché ormai la sfida è finita. Il mio era da 500 qualcosa. Oh, poverina. Aspetta, te lo dico. Secondo me era da 350 addirittura. Non mi ricordo più. Ti è andata proprio 391. Malissimo. Oh, povera. Io sono solo livello 10. Catturato, tristissimo per la sfida, ma felicissimo per un 1087.